suono è un'energia primaria e generante. La sua potenza è enorme sia per riportare benessere nella persona che per creare stati di malessere. Iscriviti all'incontro online del 29 agosto alle ore 21. Guarda i prossimi corsi nella tua città. Sapere utilizzare il suono per sé e per gli altri è estremamente importante. Utilizzare uno strumento che amplifichi il suo effetto lo è ancora di più. Eccoci, caro Daniele, buonasera. E ancora una volta con noi è importantissimo per noi intervistarti, perché quando si parla di frequenze, che tra l'altro è anche la mia attitudine, si scopre un mondo che è importantissimo esplorare. Ciao Daniele. Ciao Luca, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno. Ecco, allora, per chi non lo sapesse, io lo strumento di Daniele, il monocorda, lo uso con grandissimo successo in studio, no? Quindi la ragione per cui faccio intervenire spessissimo Daniele Faccin nelle nostre interviste è perché so che lui sta producendo e promuovendo e insegnando ad usare uno strumento che è veramente straordinario. Ecco. Allora Daniele, noi abbiamo già fatto delle interviste dove abbiamo descritto chi sei, cosa fai, eccetera, quindi magari se vuoi lo possiamo ricordare nel corso dell'intervista, però a me quello che interessa in questo momento è parlare di frequenze, e la domanda principale è: ma è vero che le frequenze possono stimolare la gioia, per esempio? Allora, assolutamente sì. Infatti noi parliamo di frequenze, non di musica, tante volte mi confondono con un musicoterapeuta. In realtà noi facciamo suonoterapia, quindi terapia nel senso della modifica della materia su cui viene la materia che viene stimolata attraverso le frequenze. Noi utilizziamo delle frequenze abbastanza precise, e per abbastanza io intendo accordare il monocorda, che è lo strumento che poi magari, se abbiamo voglia, descriviamo un po' per chi non l'ha mai sentito, a una precisa frequenza, che può essere una nota in alcuni casi o una frequenza precisa in un altro, per andare a stimolare certi ambiti e andare proprio a elaborare, a fare elaborare o a spingere a elaborare la persona che stiamo trattando o le persone che stiamo trattando, le emozioni. E quindi se possiamo stimolare gioia, assolutamente sì. Descrivere quello che può accadere durante una sessione di suoni, e tu assolutamente sai di cosa sto parlando, visto che ti occupi di suono principalmente con le campane, ma stai utilizzando anche il monocorda, possiamo descrivere il cambiamento della persona sottoposta al suono. La persona sottoposta al suono, dato che il suono non chiede permesso, ne verrà modificata, ma essendo modificata nel corpo attraverso la geometria delle loro cellule, che cambierà sicuramente, noi andiamo a intercettare tutti gli altri piani, e quindi utilizzando determinate frequenze noi potremmo mettere nelle loro emozioni gioia, ma potremmo fare anche il contrario, e qui si può fare un sacco di discorsi su quello che si può fare con un suono. Noi ci occupiamo di fare stare meglio una persona. Stare meglio una persona vuol dire che dobbiamo creargli, appunto, come abbiamo descritto, gioia, ma anche dare una maggiore autostima, piuttosto che incoraggiare una persona, sollevarla da una situazione di depressione. E per depressione non intendo quella da pastiglie, ma le giornatacce classiche che ci capitano quando o nel lavoro o nella vita o qualcosa ci accade, si buttano per terra, e questo purtroppo succede. Il suono ha il potere di modificare il nostro umore. E io dico sempre che non occorre fare tanti discorsi, basta guardare un film ben fatto in cui la colonna sonora può cambiarlo radicalmente. Noi ci ricordiamo alcuni film
anche solo per la musica messa in quelle scene. Mettere certe musiche o altre vuol dire instaurare gioia o profondo amore o addirittura terrore in quelle scene. Noi la stessa cosa la possiamo fare anche con i nostri strumenti. Tu con le campane, chi utilizza i gong, io utilizzo il monocorda, ma è chiaro che durante le nostre sessioni di terapia piuttosto che di corso, andiamo proprio ad insegnare alle persone come si utilizzano i suoni per descrivere quello che ho detto prima, quindi il migliorare lo stato morale delle persone e portarle a volte a prendere anche decisioni importanti. Poi magari parliamo in modo più specifico di come si può utilizzare il suono, e noi lo stiamo facendo soprattutto nei terzi livelli che ho appena fatto, come ti stavo dicendo prima, fuori onda. Ed è stupefacente come il suono ci dà indicazioni precise su quello che sono le situazioni o le direzioni che dobbiamo prendere nella nostra vita. Il suono non giudica, è un'intelligenza perfetta. Si orienta dove serve e stimola la materia dove serve. Hai parlato del suono e che non chiede il permesso. Cosa vuol dire che il suono non chiede il permesso? Il suono non chiede permesso, nel senso che se tu ne vieni a contatto non puoi evitarlo e il suono cambia completamente la geometria della materia con cui viene ad essere in contatto. Ma per quello che noi possiamo vedere, e mi piacciono molto quelle che vengono chiamate pseudoscienze, che in realtà sono scienza pura, come la cimatica, ci dimostra che il passaggio del suono attraverso la materia, in quel caso riso, farina, sabbia, attraverso queste piastre che vengono stimolate dal suono, assume determinate geometrie più o meno armoniche a seconda dei suoni con cui vengono stimolate. E noi, se pensiamo a come siamo strutturati, siamo l'acqua di quelle situazioni, siamo la sabbia di quelle situazioni. E quindi siamo fatti in maggior parte d'acqua, penso che in termini assoluti potremmo parlare anche del 99% d'acqua, ma il resto che noi, di cui siamo fatti non sono altro che sali minerali o componenti di quel tipo e non possiamo che orientare le nostre cellule secondo quello che vediamo in quegli esperimenti di cimatica. Quindi vuol dire che se veniamo stimolati da frequenze armoniche, quindi hanno a che fare con un'armonia, sai, poi tanto in basso quanto in alto, no? Tanto in alto quanto in basso. Quindi vuol dire che se noi orientiamo la materia nel corpo e quindi lavoriamo nel basso perché è più intercettabile, andremo anche a riarmonizzare i piani più alti che in realtà non riusciamo a vedere, come non riusciamo a vedere un suono. Ma riusciamo a vedere, ad esempio, attraverso la cimatica, e la dimostrazione di tutto questo è che le persone esposte a suoni fatti apposta per migliorare il loro stato rispondono in quel modo. Quindi, come dicevo prima, avranno un umore migliore, avranno una faccia migliore, degli occhi luminosi quando sono stati esposti a quel suono, avranno più chiaro a volte. Anzi, io direi spesso, mi tengo sempre un po' indietro, quello che vogliono fare. E ti dà modo di parlare con loro, perché il terapista alla fine non può fare altro che instaurare un rapporto con il proprio paziente, cliente, come vogliamo chiamarlo, per fare la cosa più catartica che esista, parlare dei propri problemi. Ecco, per quale ragione è catartico parlare dei problemi dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista è perché quando tu riesci ad esternare qualcosa che difficilmente riesci anche a pronunciare, intanto ammetti di averlo ed è la cosa fondamentale. Sai, la cosa che a me ha cambiato profondamente la vita un po' di anni fa è stato il capire profondamente che tutto quello che accade è frutto dei miei pensieri e di quello che sono io. Nulla accade fuori. Ma ammettere solo questo può sia cambiarti la vita che per un periodo anche crearti delle forti tensioni. Il terapista in questo caso, se parliamo di terapia con i suoni o di qualsiasi altra cosa, non può fare altro che aiutare la persona a
liberarsi di tutte quelle catene che all'inizio lavorano solamente a livello umorale, ma alla fine si tramuteranno in qualcosa di più denso. Credo che la maggior parte di quelle che noi chiamiamo malattie sono dovute a stimoli continui, perché se la nostra mente è strutturata nel rimanere qualche minuto in un ricordo ricordo meraviglioso, ma anche una vita in rancori e disgrazie varie. Quindi purtroppo siamo fatti veramente male da quel senso. E quindi instaurare gioia nella persona attraverso un suono è di per sé catartico. Se poi questo stimolerà la persona a parlare dei suoi problemi, lo sarà ancora di più, perché si accorgerà che fuori non c'è nulla di peggio di quello che c'è dentro di lei. A volte stiamo meglio di quelli che pensiamo che siano peggio di noi. E penso che sia Grazie capitato un po' a tutti. Daniele. Ci può spiegare, o perlomeno spiegalo a un neofita, come può una frequenza stimolare la gioia? Cioè, ci vuole così tanto talvolta, no? Per avere una gioia vera bisogna creare un evento, una condizione, un'aspettativa, una soddisfazione, eccetera, no? Come si può con le frequenze stimolare la gioia? Allora, frequenze per stimolare gioia in maniera piuttosto veloce, spiegarla in maniera abbastanza semplice, basta utilizzare ad esempio degli intervalli, quindi mettere più suoni emettere più suoni nello stesso momento. Noi siamo particolarmente sensibili e ci piacciono molto generalmente agli esseri umani gli intervalli di quinta, ad esempio, quindi cinque note di differenza fra una nota e l'altra. La quinta per eccellenza è il Do Sol, ne parlava anche Roy, sai, la quinta musicale, il colore verde, il calore. Lui addirittura si è trovato spaventato davanti a tutta questa alchimia. Ma quando noi sentiamo quel Do Sol, rimaniamo incantati. E poi possiamo fare ulteriori cose diminuendo di mezzo tono o aumentando di mezzo tono quegli intervalli. Quindi vuol dire che porteremo più fuori aumentando di mezzo tono un suono. Sto parlando naturalmente di qualcosa che la maggior parte delle persone forse non sanno, ma fidatevi che avendo un intervallo di quinta che già è piacevole di suo, se io lo aumento di mezzo tono, sembra quasi che io immetta dell'aria, dello spazio, e quindi tendo a espandere quel suono. E lo stesso effetto farà nella persona, creandole ancora di più quello che noi chiamiamo gioia, no? Quelle farfalle nello stomaco. E diminuendole, invece, porteremo le persone più verso l'interno. Quindi, solo agendo in questo modo, noi riusciamo a creare una scena interna alla persona e a portarla dove vogliamo noi. Ergo, se ho una persona particolarmente triste, noi potremmo agire nel modo che ho appena descritto, quindi lavorando sulle quinte, ma anche le terze sono molto efficaci, aumentando di mezzo tono le note dove è possibile. Mentre se una persona ci arriva con un umore sicuramente molto opposto a quello di prima, quindi sai, quelle persone effervescenti che non stanno mai ferme, che vanno stimolate al contrario per contenerle, noi potremmo farle rientrare in se stesse, portandole a essere più tranquille, più a contatto con quello che è la loro realtà. Però bisogna sempre agire secondo quello che ci troviamo davanti. Infatti, noi nei corsi cerchiamo di spiegare, facendolo provare, perché poi è impossibile spiegarlo così, come si può agire in questo modo che ho appena de descritto. Ma lo possiamo fare solamente in un gruppo e facendo trattare le persone sul singolo, nei gruppi, e facendo assumere alle persone attraverso il gruppo quei suoni. Perché in alcuni stimoleranno certe emozioni, in altre succederà esattamente il contrario o qualcosa di diverso. È fantastico vedere come il suono, dopo 2 giorni di corso, cambia completamente anche il gruppo. Cioè, ci sono gruppi che veramente arrivano, sai, alcune volte sembrano tutti fratelli, sono sempre conosciuti, altre volte sono tutti un po' per conto loro. E dopo 2 giorni di corso diventa in ogni caso una grande compagnia. Poi ci scrivono, diventano delle grandi relazioni,
poi alcuni si ospitano addirittura nei secondi livelli, dormono insieme, fanno delle cose veramente meravigliose. E il suono ha questa capacità, ma lo vediamo anche nella musica, sai, queste manifestazioni di suoni, se naturalmente hanno un senso dal mio punto di vista, ma poi vabbè, è solo il mio punto di vista, alla fine non voglio dare giudizi su nessuno e su niente. Però vedi che le persone si emozionano, più sono le persone, più si emozionano, perché l'effetto del campo è quello. Tu da solo arriverai fino a un certo punto, ma quando sei in tanti, questa cosa entra in un vaso, in un ambiente risonante e viene aumentata. Lo stesso Esatto. purtroppo nelle manifestazioni. Quando c'è una Infatti. manifestazione ed esattamente la vibrazione è contraria, avremo l'effetto opposto e Ecco. quindi Infatti, dei Daniele, problemi scusami. Ecco, narrabili. Sì, dimmi. bravo che hai parlato di questo, perché la prossima domanda sarebbe stata, no? Così come delle frequenze stimolano la gioia, ci sono delle frequenze che invece fanno venire l'angoscia o annullano la gioia. Parlaci anche delle Sì. manifestazioni, di quello che avviene a livello energetico in una manifestazione, secondo te? Guarda, io non sono un sociologo, non sono uno psicoterapeuta, anche se ne ho formati un bel po', ma però io posso parlare di quello che vedo, di quello che io sento. Quando metti tante persone insieme, come dicevo prima, l'effetto campo che si crea, o soprattutto perché tutte quelle persone, come in un corso, arrivano per manifestare qualcosa di comune. Più sono e più questo viene alimentato. Sai, nel caso in cui siamo io e te gli insegnanti di quel corso e orientiamo le persone in un certo modo, contenendole, stimolandole, facendo qualcosa che abbia un senso positivo, tutto avrà una struttura armonica. Ma se noi stimoliamo delle persone, e lo possiamo stimolare anche attraverso i suoni, e poi vediamo magari anche i suoni che si trovano in rete. O le musiche che si trovano in rete, noi andiamo ad alimentare ancora di più quello che può essere l'odio, può essere il contestare qualcosa che ci viene imposto, ma ricordiamoci che c'è sempre una regia dietro. Io e te possiamo essere i registi dei nostri corsi, ma qualcuno sta facendo la regia di quei cortei e di quelle manifestazioni. Io sono molto spaventato quando vedo le persone che partono perché gli piace, secondo me, facciamo questo, troviamoci da qualche parte per fare questo suono per l'universo, per la natura, però non c'è mica scritto sotto chi è. Noi sappiamo benissimo che ci sono, chiamiamole entità, chiamiamole cose che non vediamo, strutture che non vediamo, che possono anche creare questo per alimentarsi di quelle emozioni di quelle persone. E i vampiri energetici ci sono, li abbiamo magari a vicino, a volte, li abbiamo vicino a volte, ma possono anche creare strutture per andare poi ad alimentarsi con dei contenitori enormi. E le persone purtroppo amano molto fare queste cose insieme. Invece bisogna sempre farsi la grande domanda della vita: perché? Il come lo trovi sempre. Il perché, se te lo chiedi, fai forse il 10% delle cose. Perché per il resto rimani a casa, esci con tua moglie, giochi con i cani, studi, fai altre cose. Agire d'impulso purtroppo è sempre, o non sempre, ma può essere deviante da quell'intenzione primaria che uno ha, sai, perché è bello andare a manifestare per qualcosa che ritieni giusto. E che ti viene poi in qualche maniera tolto, ci è già capitato purtroppo. Però bisogna pensare che cosa accade e chi sta manovrando tutto questo, come tutte quelle persone che è capitato che ci chiedano: ma io sto ascoltando questa musica alla tale frequenza, ore e ore di musica, chi magari perché dorme poco, chi perché cerca di cambiare il proprio umore perché è triste, chi perché gli piace sentire quella roba lì. Ma tu non hai idea di quello che puoi mettere, ma con un semplice computer come quello che noi stiamo utilizzando, all'interno di un suono. Il suono ha un'informazione o più informazioni che contiene. Io ai corsi insegno le persone ad utilizzare determinate frequenze nei propri ambienti senza volume.
Non importa il volume, l'informazione passa lo stesso. Il Incredibile. volume è assolutamente secondario. Noi siamo antenne. Quando trasmettiamo informazioni, non abbiamo più nemmeno il concetto dello spazio, figurati del tempo. E quindi andiamo a interagire con quelli che sono i nostri ricettori. Non vediamo nulla, ma cambiamo completamente la struttura sia del luogo, ma nelle persone che ne sono inserite. Abbiamo fatto esperimenti molto interessanti con studi di avvocati attraverso queste frequenze e sono successe delle cose veramente carine. E quindi dimmi. Quindi con il monocorda, no? Quando lo usano, talvolta ho il timore che non arrivi troppo la frequenza perché magari la suono troppo piano, no? Invece in realtà non è così, la frequenza arriva ugualmente e fa il suo lavoro. È ininfluente. Oh, ok. Allora, capita spesso che io magari durante una conferenza in cui sono in un ambiente piuttosto ampio, suono il monocorda per quei 4 minuti e mezzo per far vedere alle persone l'effetto sul corpo, quel rientro delle dismetrie che è molto interessante per le persone perché si accorgono proprio che la persona trattata ha uno stimolo fisico importante. Alcuni mi dicono, ma io non ho sentito, non ho, però magari sono quelle persone che vengono vicino poi quando la serata è finita e mi dicono, ma sai che io non riuscivo a pensare in quel momento e non riesco a pensare nemmeno ora. A chi gli è passato il mal di testa? A chi è stato infastidito? Perché poi sono reazioni. Io dico sempre che non esiste il positivo e il negativo, esiste una reazione. Se tu in quel momento dovevi elaborare quello che stai elaborando con un mal di testa, è quello che ti deve accadere. Sta nella persona che muove i suoni, puoi aiutare quella stimolata a cui è successo un determinato processo a vedere il motivo, sempre che ne abbia voglia, visto che è una serata, per andare ad analizzare qual è la causa di quel mal di testa. Se invece la persona ha smesso di pensare, non riesce ancora a farlo in quel momento, perché pensare, sai, ci serve molto quando andiamo dal fornaio a calcolare il resto che ci deve dare, ma poi per il resto meno lo facciamo e meglio è. E quindi ritorna la mia pulsione primaria di creare questi strumenti per aiutare le persone e soprattutto me stesso a meditare. Meditare vuol dire rimanere in assenza di pensiero, nel mio modo di meditare. Ecco, quindi questo è quello che può accadere quando si muovono suoni. Oltretutto, quando mi chiamano a fare una conferenza ultimamente, non faccio più gli spiegoni, parlo un quarto d'ora di quello che faccio, di chi sono, di perché lo faccio, dopodiché suono su una persona o due e dopodiché si apre il dibattito, perché è quello che deve accadere. Le persone devono fare l'esperienza, devono viverla. E fare tutte le domande che possono per cercare di capire, primo, se quella cosa che io gli ho fatto sentire può essere utile per loro, quindi pensando di fare un corso, pensando di andare da qualche mia o mio allievo a farsi dei trattamenti, perché quello che io faccio, io non tratto più persone da anni, io faccio ricerca, sviluppo. Lavoro con i medici, ma non tratto più persone, le mando sempre dei miei allievi. Dato che hanno creduto in me, hanno acquistato i miei strumenti, è giusto che le persone si rivolgano a loro. E quindi, però bisogna viverlo, spiegarlo è praticamente impossibile. Ecco, sei sempre molto rispettoso rispetto ai tuoi allievi, ne parli sempre con grande calore, eh? Quindi questo è da un po' la misura anche della grande serietà e la grande coerenza che impieghi nel modo di trasmettere, l'importanza delle vibrazioni. Io non sarei qui se non ci fossero loro. Sarei a casa che ho fatto un monocorda per me e avrei finito lì. Invece la vita mi ha portato a fare qualcosa che mai avrei pensato in vita mia, quella di insegnare e costruire i monocorda per gli altri. E quindi la cosa più sensata che io possa fare è avere il più grande rispetto possibile per le persone che seguono la mia idea, quello che ho ideato, quello che studio, quello che insegno con la mia compagna Alessandra.
Come potrei non preservarli? Ho registrato un marchio perché i monocorde che suonano siano i monocorde, nessuno può usare questo nome. Perché la filiera che noi diamo nei corsi mantiene la qualità più alta per noi che riusciamo a dare. Non trasgrediamo mai, mai ci sarà un monocorda in vendita online, ma le persone dovranno sempre venire da me per in qualche modo, io dico convincermi per dire qualcosa, ma per creare questa alleanza che si sviluppa. E quindi c'è qualcosa di più alto. Io rispetto molto i miei allievi, ma rispetto molto il monocorda. E siccome penso sempre di non essere io a farli, ma qualcuno che li fa attraverso le mie mani, ogni volta che ne finisco uno ringrazio profondamente. Sai, uno che 15 anni fa non attaccava un quadro al muro, adesso si trova a fare de degli strumenti che alcuni reputano interessanti. Sono Qualche domanda bellissimi, deve. sono Ma però, veramente, veramente belli. io ti ringrazio tanto, ma qualche domanda te la devi fare per forza. Dico, cioè, come com'è? Spiegami un attimo. Ed è quello che io stimolo a. Lo racconto spesso perché molte persone hanno delle grandi potenzialità che non conoscono. Cioè, non è che quando ero piccolo non riuscivo a farle, è che nessuno mi ha mai messo nelle condizioni di poter mettere in atto questo. Io purtroppo sono stato messo in quelle condizioni da eventi piuttosto duri e non dovrebbe capitare. Ma però la vita in qualche maniera, se tu rientri in quel disegno, te lo farà capitare, che tu lo capisca o no. Se no ci fai un altro giro. Ecco, per Uno capirlo meglio. dei tanti. Grazie intanto, Daniele. A te. E in quanto tempo, un'altra domanda, quindi in quanto tempo le frequenze agiscano in maniera significativa nell'individuo? Cioè, tu li fai il trattamento con il monocorda, quanto tempo passa affinché ci possa essere un risultato tangibile? 4 minuti e mezzo. Con il monocorda Arca noi abbiamo 4 minuti e mezzo di tempo per vedere. A volte quando andiamo a vedere il rientro della dismetria negli arti, vediamo proprio gli arti si stanno ancora sistemando, lo fanno proprio davanti ai nostri occhi. E, perché non c'è nulla di magico in tutto questo, è proprio una risposta di equilibrio data dal nostro sistema nervoso centrale allo stress, è una risposta. E quindi noi togliamo lo stress in quel momento, quindi figurati cosa vuol dire destressare una persona e portarla a fare qualsiasi altra attività, oltre che avere già fatto qualcosa di estremamente positivo in quella persona. Sì. Invece, se vogliamo utilizzare il monocorde in sezione aurea, che è molto più adatto perché ha un'estensione molto ampia nel suono, possiamo fare quelle meditazioni di gruppo, armonizzazioni, tutte queste cose, e possiamo spingerci in una meditazione classica che, dal mio punto di vista, sono quei 21 minuti, in cui una persona inizia, ha un apice e poi comincia a uscirne. Se noi andiamo più avanti, vedremo persone che iniziano a muoversi, a tossire e a dare dei segnali di quel tipo. Se invece smettiamo prima, qualcuno si sente in qualche maniera di aver fatto qualcosa di incompiuto. Quindi 21 minuti io ho sempre visto negli anni che sono un tempo normale di meditazione, ma anche un tempo normale di fare una sessione di quel tipo. Quindi sono due i campi: uno della terapia pura, in cui ci sbrighiamo veramente in qualche minuto nell'effetto, e quello possiamo chiamarlo nell'ambito olistico dell'operatore classico che fa queste meditazioni o armonizzazioni, ma possiamo tutto quello che io sto descrivendo lo possiamo fare anche nell'ambiente, lo possiamo fare nei nostri animali. Io ho molte persone che suonano per i cani, vanno a bonificare ambienti. Sì, non ti sto dicendo nulla di strano, è quello che fai anche tu, penso, quando ti muovi con i tuoi strumenti. Poi, quando abbiamo dei suoni in coerenza di fase, noi non abbiamo limiti nel portare equilibrio in qualsiasi struttura. Gli ambienti sono fatti da esseri umani, non crescono da soli, hanno le geometrie che noi vogliamo, subiscono eventi che noi provochiamo. Sai, quando entri in certi luoghi,
Puoi sentire l'estasi come puoi sentire il peso. Io quando sono entrato in Vaticano la prima volta, sono andato a vedere le mie tombe dei papi, mi sembrava di avere un macigno sulla schiena che mi schiacciava per terra. Poi saranno sensazioni mie, non lo so, però ci sono dei luoghi in cui sono successe determinate cose, sai, qui siamo pieni di luoghi in cui sono state fatte delle nefandezze incredibili durante la guerra, no? Qui in provincia di Vicenza. E quando vai in quei luoghi non puoi non sentire quella pesantezza. Con i suoni tu puoi in qualche modo cercare di alleviare quelle sofferenze. A volte di aiutare certe entità che sono ancora nei paraggi, di cercare di dargli la possibilità di andare alla luce. Si può fare veramente qualsiasi cosa con i suoni. Io dico sempre di sperimentare. Perché è l'unica cosa che possiamo fare è analizzare il risultato. Grazie Daniele. Senti, e quanto tempo dura l'effetto positivo, su una persona? Allora, descrivere il tempo di durata è piuttosto complicato. Per noi siamo abbastanza in sicurezza, per noi dico io e chi sta lavorando con me, dottor Morelli, che è già venuto in trasmissione. Vediamo che una persona generalmente dopo una sessione di monocorda, sto parlando di ARCA, quindi terapia, lo troviamo ancora in equilibrio dopo una settimana. Però ci possono essere delle situazioni piuttosto gravi in cui la persona chiaramente è in situazioni di stress piuttosto elevati, in cui può rientrarmi in dismetria dopo, e quindi è il segnale dello stress, in qualche ora, in un giorno. Ricordiamoci però che il suono di per sé non ha nessuna controindicazione. In situazioni particolarmente impegnative, noi possiamo suonare anche tutti i giorni sulla persona, anche 2 volte al giorno. Non faremo qualcosa non corromperemo quel sistema, non andremo a creare ulteriori problemi, proprio non abbiamo nessun tipo di indicazione. Sai, molto spesso i miei allievi mi chiamano e mi dicono: ma sto trattando una persona col pacemaker, sto trattando una persona che prende questo tipo di medicine, o una donna in gravidanza. Noi non abbiamo nessun tipo di controindicazione, ma possiamo in ogni caso aiutare le persone che ho appena descritto. Ah, ok, finito. Scusami. Aspetta, mi segno questa cosa. Vai, Sto vai. segnando 33, Ah, io 0. potrei parlare una settimana di sta roba, però forse non è il caso. No, no, tranquillo. Allora, tu hai già avuto esperienze, altre esperienze per quanto riguarda gli strumenti vibrazionali, oppure il monocorda è stato il primo e unico grande amore, diciamo? Allora, il monocorno è stato il grande amore, e lo è ancora, e penso che lo sarà per sempre. Ma chiaramente ho avuto contatto con qualsiasi altro strumento che emetta soprattutto armonici, perché sono quelli che noi andiamo a cercare con questi strumenti, siano essi campane, didgeridoo, anpan, chi più ne ha più ne metta. Sì, ne ho visti tanti, ne ho visti alcuni meravigliosi, ne ho visti altri discutibili. Ma quello che io faccio, e lo dichiaro sempre, è quello di insegnare ai miei allievi che naturalmente, ad esempio, ti ho detto che nell'ultimo corso di terzo livello è venuta anche Karin, che è arrivata da te, da una live che facciamo, che utilizzano le campane che tu hai insegnato loro ad utilizzare. Io insegno loro a accordare il monocorda insieme a quegli strumenti per farli lavorare in sinergia, e questo è fondamentale. Io non ho nessuna pretesa che le persone utilizzino solo il monocorda, non è neanche nel mio interesse. Se la loro pulsione è stata quella di arrivare prima dalle campane o dai gong o da qualsiasi altra cosa, ho formato cantanti, ne ho avuti anche l'ultima volta, una cantante lirica, è la terza che viene a fare il corso con noi. Loro devono imparare a vedere i suoni in un altro modo, se sono dei musicisti, da un'altra sfaccettatura, e a imparare a misurare gli strumenti che hanno a casa. Cosa vuol dire misurare? Capire che frequenza emettono,
che accordatura hanno, se l'accordatura è dichiarata. Purtroppo anche lì ne vedo di tutti i colori, perché purtroppo in questo mondo, che è anche un mondo di business, questo è indiscutibile, si vendono cose che non hanno nulla a che fare con quello che è dichiarato su quegli strumenti, e anche lì ne ho viste di tutti i colori. Però Immagino. insegno loro di come si fa a capire che frequenze emettono, se hanno un'accordatura precisa e quindi lavorare con un intervallo, perché il monocorda, una delle caratteristiche fondamentali del monocorda è di essere uno strumento accordabile, quindi vuol dire che io tirando o mollando le corde posso cambiare intonazione. Accordatura di base, nota. È uno strumento estremamente versatile, ho una vasta possibilità di emettere suoni e quindi in ogni caso intercetterò in un modo o nell'altro il modo di interagire con quello strumento che ho davanti. La maggior parte delle volte arrivano con le campane e facciamo suonare le campane con il monocorda ed escono delle cose, posso assicurarti, incredibili. Perché poi cominciano a pensare, ma io faccio una sessione, faccio un bagno di suoni in cui in un certo momento suonerò questo, in un certo momento suonerò l'altro, il monocorda lo inserirò in questo momento. E poi si creano le alleanze, che sono quelle che io caldeggio, che a Milano o a Napoli o in Sicilia le persone si mettono insieme e fanno le cose insieme. E fanno delle cose meravigliose. Crea gruppo, abbiamo un gruppo WhatsApp in cui c'è molto aiuto anche fra di loro. Perché possiamo suonare a distanza e questo lo insegniamo al terzo livello. Sai che aiuto è stato poterlo fare durante gli arresti domiciliari, Sì, esatto. in cui le persone non Quindi, si potevano muovere. ecco, anche a distanza, Daniele, si riescono a riscontrare dei risultati. Tu sei particolarmente pratico, no? Nel senso, a differenza di molte persone che masticano questa materia, sei pragmatico, insomma, no? Tu hai avuto modo di verificare dei risultati, magari anche in doppio cieco, no? Nei confronti delle persone, perché a volte questi esperimenti li faccio, eh? Allora, io parlo solo di quello che faccio, non parlo mai di quello che ho sentito dire o penserò di fare. Allora, quello che io ti descrivo nel lavoro a distanza è il lavoro che andiamo poi a misurare con, ad esempio, è molto semplice lavorare sulla postura per vedere la risposta del corpo, ma troviamo gli stessi risultati del suonare a contatto. A volte è anche più potente. Se parli con qualcuno che si occupa di radionica, cosa che io non faccio, ma ascolto, a volte mi dicono che hanno più risultato con il pensiero applicato che con il testimone della persona trattata. Quindi il capello, il Addirittura. sangue, sì. Sto parlando di persone che lavorano ad alto livello con la radionica. E questo non può che trasferirsi nell'utilizzo dei suoni. Se tutto è fatto nel migliore dei modi, se abbiamo una coerenza di fase nel suono, siamo noi in coerenza di fase, perché ricordiamoci che noi siamo gli artefici di quello che accadrà. Lo strumento è sicuramente un grande aiuto, ma il lavoro lo fa il terapeuta, sempre. Una grande tecnica fatta da una persona che non sa quello che sta facendo avrà sempre un risultato pessimo, per quanto sia una buona tecnica. Quindi, quando noi abbiamo messo in atto tutto questo ed è quello che noi insegniamo, perché io dico sempre: suonare il monocorda è facile quando tu hai capito come si accorda e che frequenze utilizzare, e adesso è una passeggiata, ma tu devi capire quando devi farlo, come devi farlo, che situazione ti troverai davanti, perché lo devi fare. Sono queste le cose che noi insegniamo poi ai corsi. Vabbè, io dico che è facile perché li costruisco, li suono, cioè faccio quello che voglio con gli strumenti, però avrai notato anche tu che non è da manicomio utilizzare un monocorda, è una cosa piuttosto semplice, vuole una certa sensibilità, capire quello che stai facendo e vai. E poi, ma è il tuo cuore che darà quella trasmissione di potenza a quello che stai mettendo in atto. Stupendo, anche perché Daniele tocchi e affronti la questione con la medesima metodologia che uso nei miei corsi di campane tibetane, proprio quasi le stesse parole, nemmeno ci fossimo messi d'accordo proprio. Verrò a fare un tuo E corso, promesso. benissimo, benissimo.
Allora, senti Daniele, intanto a proposito di corsi, il prossimo corso, il più imminente, è quello che noi abbiamo praticamente a Maranello. Quindi a Maranello è tra l'altro una location straordinaria dove all'interno di questa location c'è una Blue Room, che è una stanza incredibile in pratica, che comunque garantisce dei risultati che io personalmente ho sperimentato ed è straordinario. Tu terrai questo corso, ecco. Quindi sono 2 giorni, 7-8 ottobre a Maranello, e ce ne sono anche altri, li guardiamo tutti, guarda, quelli che sono in programma per adesso, i più vicini. L'altro è a Monza, 4-5 novembre, magari avremo il piacere anche di vederci, io non mi ricordo se sono a giro o se invece sono disponibile, e ancora un altro corso previsto per Frascati, quindi vicino Roma, il 28-29 ottobre. Ecco, Daniele. Quindi questi sono gli appuntamenti, i corsi che fai, tra l'altro stanno andando molto molto bene, ti faccio veramente complimenti. Grazie. Le Grazie persone a te. interessate, grazie anche a te, perché se non trasferivi quello che comunque è la tua arte, molto difficilmente le persone avrebbero poi avrebbero deciso di partecipare. Allora, per informazioni, quindi al solito, per i corsi di Daniele Faccin, ma anche per altro, se volete delle sedute private, quello che comunque riguarda questo applicativo, questa tecnica, mandate una mail a info@inzion.com richiedendo appunto informazioni in merito, oppure anche la solita luca.nali@inzion.com, sono due differenti mail, ma che alla fine poi riguardano, insomma, vengono evase nel medesimo momento, quindi non ci sono, diciamo, priorità di sorta. E Daniele, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per il tuo calore, per la persona che sei, perché Daniele, io sono stato a casa sua quando abbiamo parlato di questa tecnica, ho visto il tipo di armonia che ha con i suoi familiari, con l'architettonica della casa, no? Avendo un po' masticato di Feng Shui, mi rendo anche conto quando in una casa si respira un'energia positiva o un'energia negativa. Ecco, ho avuto un'impressione meravigliosa veramente nella casa di Daniele, perché io penso che Daniele Faccin sia una persona veramente di uno spessore come ce ne sono pochi, quindi è assolutamente un privilegio poterlo incontrare, poter stare con lui. Noi faremo altre interviste, ovviamente, Daniele, mi interessa tantissimo affrontare il campo, il mondo delle vibrazioni a 360 gradi, di conseguenza ci sarà sempre la possibilità da parte tua di poter poi spiegare, no? E chiarirci alcune cose inerenti alle vibrazioni. Troppo buono con me, troppo buono. È Comunque ti vero? ringrazio tanto e quando vorrai io ci sono. Le persone che vorranno venire al corso sicuramente si diverteranno un sacco, faranno un'esperienza inusuale e si tratteranno con i suoni in maniera estremamente importante perché dopo 2 giorni di suono di quel tipo ti posso assicurare che esci, che non ti riconosci nemmeno. Ma si Posso nota immaginare. Proprio sulle facce delle persone. Adesso abbiamo detto con Alessandra, dobbiamo fotografarli quando arrivano, sempre che vogliono, e quando escono. E poi Ecco. analizzeranno loro l'effetto. Ecco, bravo. Infatti, una cosa molto importante, che quindi sicuramente è un corso formativo, quello di Daniele, però è anche un momento in cui se c'è qualcosa, insomma, di importante, noi l'andiamo ad armonizzare con 2 giorni di Ah, certo. vibrazioni e frequenze, come poi garantisce il corso di Daniele Faccini. Bene, Daniele, allora grazie di cuore e io ti abbraccio Grazie con il calore che sai, saluta tutta la tua a te. famiglia e Anch'io. noi ci vediamo alla prossima intervista. Grazie ancora e grazie a tutti. Ciao, buona giornata, buona serata. Ciao, ciao, ciao.